Soprattutto sì in gamba. Questo è il motto principe di Coder Dojo. Coder sta per programmatore. Dojo, nelle discipline orientali, è lo spazio in cui si allena il corpo e la mente. Coder Dojo è una comunità globale di persone che crede che in un mondo così evoluto sia importante padroneggiare linguaggi informatici di programmazione per avere un impatto positivo sul futuro. Crede che sia più semplice acquisire queste competenze da piccoli ed intende dare tale opportunità a tutti. Per questo motivo il movimento organizza spazi in cui tutti i ragazzi dai 7 ai 17 anni, indipendentemente da genere, estrazione sociale, religione, razza, credo o orientamento sessuale, possano imparare gratuitamente a programmare, a costruire un sito web, una app, un videogame. Abbiamo saputo di questi corsi organizzati da Coder Dojo, siccome poi io lavoro nell'ambito dell'informatica, mi piaceva introdurre i miei figli a questa attività. Il movimento promuove la realizzazione di ambienti di apprendimento destrutturati, dove sono gli stessi partecipanti a scoprire come utilizzare le risorse a disposizione, affiancati da mentors che ricoprono il ruolo di facilitatori. Faremo un gioco con dei robot, dovremmo programmarli per fargli fare dei percorsi. Durante le classi si pone un particolare focus sulla collaborazione e sul lavoro di squadra. I ragazzi sono spronati ad esplorare facendo errori, a prendersi dei rischi, ad utilizzare lo spazio per sperimentare e creare. Il percorso formativo non è predefinito, ma viene autodeterminato secondo i propri interessi. Abbiamo frequentato delle sessioni di Coder Dojo Milano e c'era venuta voglia di organizzare qualcosa noi. Abbiamo creato un'associazione ad hoc e siamo partiti con il primo evento a ottobre del 2014. All'inizio abbiamo avuto un successo che francamente non ci aspettavamo, quindi abbiamo avuto montagne di iscrizioni. Incoraggiati da questo abbiamo deciso di andare avanti e adesso ormai abbiamo organizzato una cinquantina di eventi con, diciamo, una discreta soddisfazione anche. Il modello di Coder Dojo è un modello open source, quindi libero da diritti di proprietà. Si incoraggia la gente a condividere idee e suggerire miglioramenti e sono open source tutti i software utilizzati. Molti i linguaggi tra i quali è possibile scegliere: Scratch, Python, HTML, CSS, JavaScript. Il modulo base, che è il nostro goloso, è utile per i bambini che per la prima volta vengono al Coder Dojo. Dopodiché c'è un modulo intermedio dedicato al tennis e un modulo dedicato proprio alla robotica, ovvero programmando il software che utilizziamo, che si chiama Scratch, i ragazzi sono in grado di fare muovere dei robottini che abbiamo anche in questo caso realizzato noi. Sì, mi è piaciuto molto ed è una bellissima cosa secondo me. È la prima volta? Sì, è la prima e non sarà l'ultima.